Scrocchia come se fosse una pagnotta di pane, no? Bang! Madonna mia, che bomba a mano, guarda qua, tiè. Vai, vai, se va, vai, vai, non lesina, vai. Madonna, guardate ragazzi, in diretta, sono passati un minuto, si è solidificato, sembra cera. È briosa, questa c'ha brio, c'ha allegria, è divertente sta carne, buona. Mangiamo il grasso, assaggiamolo, sto grasso, sto oro giallo. Beh, tanta roba il grasso, ragazzi. Ti piace il fieno che ti ho portato? Mi raccomando, mangialo, mangialo tutto. Amici di Braciami Ancora, lei è una bianca padana. È una razza in via di estinzione. C'è poco da fare, se la vogliamo salvare, ce la dobbiamo mangiare. A me mi dispiace tanto che me te devo mangiare, ma è l'unico modo per far proseguire la specie. Ragazzi, oggi vi racconto una storia che è sia saporita, ma sia molto molto etica. E che secondo me ha pure un lieto fine. Potrebbe sembrare un paradosso, dice, ma come, la razza è in via di estinzione e per salvarla te la devi mangiare? Sì, ragazzi, sì, non è un paradosso, è semplicemente logica. Io per raccontarvi questa storia sono andato a trovare Luca. Allora Luca, tu che mestiere fai? Il veterinario. Il veterinario. Poi anche l'allevatore. Sei un allevatore veterinario. Sì. Tu, in questo, diciamo, questa è la tua azienda. Da diverse generazioni. Porti avanti questi capi, queste, certo, razze. Allora, della bianca padana, quante ce ne sono rimaste in circolazione? Le bianche padane, il numero preciso, all'incirca saranno nell'ordine di qualche migliaio di capi. Quindi in tutto il mondo ci sono rimasti qualche migliaio di capi. Sì, ok, esatto. Tipo il panda, praticamente. Più o meno. Però il paradosso è che non è un paradosso, però potrebbe sembrare un paradosso. Per salvarle ce le dobbiamo mangiare. Bisogna trovare una collocazione che ci permette di poterle allevare, di poterle praticamente tenere, farle riprodurre e di conseguenza praticamente avere una remunerazione che ci permette di poterla farle riprodurre e quindi aumentare e incrementare il numero. Perché ste razze sono andate in via di estinzione? Che ci avevano che non andava? Quello che non avevano, che non, che non erano specializzate. Sono tutte razze a pluriattitudine, cioè vuol dire che non producono solo carne come una limousine, butto lì il nome. Sì. Non producono solo latte come una frisona, ma producono un po' di tutto. E questo le rende poco performanti per queste produzioni. Di conseguenza hanno difficoltà a stare sul mercato. Anche perché d'ste razze, d'ste vacche, non ne parla nessuno. Non vanno de moda, non fanno business e quindi alla fine o venimo noi a raccontarvele oppure, ragazzi, non le conoscerete mai. Ok, loro hanno mangiato. Luca, ma noi quando mangiamo? Adesso. Portami a mangiare, fammi assaggiare qualcosa. Beh, faccio assaggiare due cose. Tu c'hai un piccolo spaccio. Abbiamo un dentro, piccolo, no? Spaccio, sì, dove trasformiamo, dai, solo i nostri prodotti. Andiamo a fare sta aperitivo, dai. Questa è bresaola? Sì, bresaola di bianca padana. Di bianca padana, sì. Che buona. Non è la bresaola della Valtellina, è meno speziata, più diversa. È la mia bresaola. È la tua bresaola, che tu, esatto, fai qua. Esatto. Questo invece è il tuo maialino, giusto? Sì, è un nero di Parma. Sono quelli là che ho visto, eh? Esatto, sì. C'è sta un problemino. Questi creano dipendenza. Se te ne mangi uno. Come la Coca-Cola. Allora, se questo te ne mangi uno, poi devi praticamente andare via con tutto il maiale e tracolla, capito? Vuole pure questo, quest'altro invece? Questo è un cacciatore di bovino, cioè c'è dentro del grasso di maiale, nero di Parma. Ah, dimmi un po' come hai fatto questo? Allora, c'è del marlo di bianca padana. Praticamente la parte rossa è della bianca mucca. Padana, esatto. Ok, è il bianco e del maiale. È del maiale, hai fatto un mix. Delle cose lì, della bresaola e della pancetta. Buono! Oh, tango di ieri. La bollicina, sgrassiamo tutto. Certo, poi una bella bollicina, una bollicina bio. Qui tutto buono, mo vado in questo ristorante, mi vado a mangiare la tua bianca padana, vedo com'è, se è buona ti mando un WhatsApp e ti ringrazio, se non è buona torno e mi porto via tutto, va okay, bene? Ok, aggiudicato. Oh, segnatevi questo ristorante, Artigiano in Salice, sta a Riva Nazzano Terme, provincia di Pavia. Praticamente, se ci vogliamo trasformare in supereroi e salvare la bianca padana, dobbiamo venire qua, perché ce l'hanno in menù. E quindi ci sta poco da fare, non ci sono storie, non ci sono alternative. Se non ci venite siete dei cattivoni e condannate a morte certa e estinzione la mucca di prima, insomma. Tra l'altro il ristorante è pure carino, noi di Braciami Ancora lo conosciamo bene, perché lo abbiamo inserito nella nostra guida Steakhouse e Macelleria d'Italia. A parte questo, merita perché c'ha sta bianca padana, capito? Tiè, guarda qui che ingresso, pare Hollywood. Oh, ma ti
Sì, noi siamo al ristorante, però non c'è nessuno. Ah, stai arrivando, ok. Oh, vieni caro. Allora, bello, come stai? Tutto bene? Allora, io ho già individuato, se mangiamo quella, vero? Sì. Vacca vecchia, noi abbiamo... Bianca Padana. Ragazzi, vi presento Mattia, il proprietario del ristorante. Ciao, ciao a tutti. Tu sei la persona che ha deciso di seguire, diciamo, questo obiettivo. Esattamente. Rivalutazione delle razze poco conosciute in via di estinzione. Che sembra un paradosso, ragazzi, non c'ha la faccia cattiva. No, in realtà c'è tutto un disegno dietro. Esattamente. Ok. Torniamo alla nostra Bianca Padana. Perché? Ma molto semplicemente perché legandoci al discorso della Varzese, quindi l'altra razza che ci siamo presi un po' in carico, sì, di poterla risollevare, lo stesso discorso, conoscendo questo allevatore, ci ha proposto comunque questa razza padana che anch'essa è in via di estinzione. Ma quindi... tu dove sei originario? Qua, di qua? Quindi te fa pure piacere, immagino? Sono nato qua a Voghera. Te fa pure piacere, no? Rilanciare una razza di qua. Assolutamente. Una questione territoriale, di orgoglio, di appartenenza territoriale. Io posso fare come mi pare oggi? Il parco giochi è tutto mio? Posso, casa tua, ormai posso ordinare quello che mi pare? Tua. Tolto il come, posso fare come cavolo mi pare. L'avete sentito tutti, ha detto ad esclusione del COB possiamo fare come ci pare. L'ha detto, io ho registrato. Il via libera. Quindi Sebastian, che qui sei lo chef, oggi mi aiuti perché io voglio fare un po' di confronti. Dobbiamo tirare fuori la nostra Bianca Padana. Maronna, madonna, quanta carne c'hai, santo cielo. Eccola qua. Allora, questo praticamente è il nostro biglietto per la santità. Cioè, se noi mangiamo questa, ragazzi, diventiamo santi e facciamo un favore alle mucche. Ci siamo accorti che è una bestiolina piccolina. Piccola, e infatti, sì, diciamo, il lombetto è piccolo, non è di questi lombi wow, eccessivi. Più che la quantità, a noi ci interessa la qualità oggi. Quindi io farei così, se tagliamo un bisteccone, perché ho visto che nell'altro stagionatore tu c'hai praticamente un lombo di un animale che è campato 19 anni. Questa quanto ha campato? 9 anni. Dai, facciamo un confronto 9-19 per vedere le vacche vecchie a confronto. Eccola qua, Holstein, 19 anni. Quale ci prendiamo delle due? Il T-Bone, direi. Il T-Bone? Vai. Quella che preferisci te, T-Bone? Yuhu, ragazzi! Praticamente in termini di dimensioni non c'è paragone. Questa è una selezione spagnola di una Holstein. Esatto. Che è una razza autoctona olandese. Olandese, zona di Frisia, nord dell'Olanda. Nord dell'Olanda. E la mettiamo a confronto con una vacchetta bella, caruccia, italiana, che però c'ha 9 anni, ma che, come ci ha spiegato l'allevatore, gli puoi dare da mangiare quanto te pare, ma più di tanto non cresce. Scrocchia come se fosse una pagnotta di pane, no? Hai sentito lo scroc? Ha fatto scroc. Come va, Seba? Questa è più impegnativa, eh? Molto. Bang! Madonna mia, che bomba a mano, guarda qua, tiè. Sebastian, praticamente abbiamo due mondi completamente differenti, cioè giocano lo stesso sport, ma sto proprio due dimensioni lontane. Dunque, se volessimo fare un paragone, dai ragazzi, giochiamo un po' con i paragoni. Sapete, a me piace fare paragoni extra food quando tratto queste bistecche. Dunque, se queste fossero delle Jeep, questa sarebbe un Rubicon e questa sarebbe un Suzuki Jimny. Se invece fossero dei calciatori, io qui ci vedrei un Ibrahimovic. Questa invece, italiana, piccolina, bassina, questo sarebbe Lorenzo Insigne. Cioè, tutti e due sono forti al loro modo, eh. Guarda che differenza. Allora, facciamo così, Seba, ci trasferiamo in cucina e cominciamo a sperimentare. Se ne mangiamo, se due, ragazzi, andiamo in cucina, va? Vai. Praticamente i menù iniziano con la tartare, no, col crudo. Esatto. Quindi partiamo col paragone, confronto, ragazzi, crudo, 19 anni olandese, crudo, 10 anni, no, 9 anni italiana. Anni. La metà faccela senza olio e sale, eh? E l'altra metà con olio e sale, ok? Bello con le mani, ci piace a me. Questa promette molto bene. Dai, se andiamo a impiattare. Ah, praticamente, ragazzi, vi dico quello che abbiamo fatto. Metà l'abbiamo condita, metà no, perché ho in mente una cosa. Se Marzen ancora non la sa, poi gliela chiedo. Allora vai, impiatta questo. Okay. Questo lasciamela lì, che ho in mente un'ideuzza. Okay. Veramente. Questa è una cosa che non vedrete mai fare.
parliamo di una bistecca che sta intorno ai 120 euro al chilo, che noi stiamo praticamente trasformando in tartare. Prima sfida, vediamo un po', questa è l'italiana, questa è la bianca padana, che tra l'altro c'ha un colore diverso, questo è più ferroso, esatto, più scuro, no? Esatto. Questo è più acceso. Tra l'altro bisogna dire una cosa, ragazzi, che questa si presta molto meno a frullature lunghe, questa va 30 giorni e questa 90. Per il grasso, certo. Per il grasso, quindi generalmente le carni grasse frullano di più, però pure questa, secondo me, se la fai frullare qualche soddisfazione ce la possiamo togliere, che sono già un po'... Buona, io la ordinerei, bella masticosa. Assaggiamo un po' la tartare di questa Holstein di 19 anni, ragazzi. Sapete perché generalmente si usa fare la tartare con le carni magre? Perché il grasso sotto i denti a 30 gradi non è il massimo, no? Un po' più collosa, un po' più decolla, vero? Mi sa che sulla prima sfida ce la porta a casa Insigne. Sì, sul crudo. Capitolo tartare. La bianca padana, distacco proprio netto. Bisogna, ragazzi, ricordare sempre che non dobbiamo buttare niente dell'animale, quindi il grasso lo si può utilizzare per fare un arricchimento, no? Esatto. Per condire le bistecche magre. Vediamo come viene sta cosa. La procedura per far diventare il grasso della Holstein, questo liquido godurioso, ragazzi, è piuttosto lunga e ve la risparmiamo. Bravo Sebastian, che ha anche la tecnica per fare queste cose. Noi prendiamo adesso la bianca padana cruda, la mettiamo qua dentro, non c'è sale, non c'è olio, non c'è niente, vero? E ci versiamo sopra questo. Vai, vai Seba, vai, vai, non lesinà, vai. Pizzichetto di sale. Allora, prendiamo. Guarda, il grasso si solidifica subito. Subito si solidifica, bisogna essere veloci, ragazzi. Vabbè, è piuttosto pastoso però, piuttosto invadente sto grasso, molto arrogante. Esperimento fallito. Madonna, guardate ragazzi, in diretta, sono passati un minuto, si è solidificato, sembra cera. Sebastian me l'aveva detto, dice guarda che non viene. Io ho insistito, c'aveva ragione lui. Sebastian finisce di cucinare le bistecche, io volevo fare un focus su questo tagliere cippo con le rotelle, super pesante, super robusto, lo vende la Mancini Market, che è un'azienda che vende tutte queste chicchette. Se vi ho incuriosito e lo volete acquistare, andate sul sito della Mancini Market. Le abbiamo cotte, mamma mia che odore che è uscito fuori da questa, che odore, che intensità. Togliamo il cartellino, vai, e ora tagliamo quest'altra, tagliamo il bestione olandese. No, l'odore non c'è, non c'è odore ragazzi, il profumo è molto più imponente questo qui. Questo ha più un odore di frullatura, si sente che ha frullato di più. Sul fronte odore vince la bianca padana, non c'è proprio paragone, c'è proprio un odore più intenso. Andiamo a assaggiarla, bella cottura. È briosa, questa c'ha brio, c'ha allegria, è divertente sta carne, è buona. È proprio tira giro questa, è proprio uno scugnizzo napoletano questa qua. Andiamo a assaggiare questa, va. 19 anni direttamente dall'Olanda. Lo sai che mi aspettavo? Più sapore? Una differenza molto più netta, esatto, me l'aspettavo molto 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 più saporita. Esatto. Mangiamo il grasso, assaggiamolo, sto grasso, sto oro giallo. Beh, tanta roba il grasso, ragazzi. Direi a questo punto di fare un riassunto. Mi aspettavo un distacco molto molto più netto. È normale che questa sia, abbia qualche, diciamo, punteggio in più, perché c'è il grasso, ragazzi, che gli conferisce un sapore di un'intensità, di una nobiltà unica, però pure questa dice la sua. Confermo, guarda, quello che avevo detto all'inizio, stiamo proprio parlando di due categorie differenti, cioè stesso sport, Ibrahimovic e Insigne, o se vogliamo Jeep Rubicon e Suzuki Jimny. Se vi piace il grasso non c'è paragone, no, se vi piace, cioè, questa vince. Però se vi piace il magro,
sono sicuro che assaggiando la bianca padana, ragazzi, resterete assolutamente, assolutamente, assolutamente convinti. E poi sul crudo, sul fronte crudo, la bianca padana ha vinto senza ombra di dubbio. Quindi non è stato un sostanziale pareggio. Diciamo che se vi piace la carne cotta alla griglia, questa olandese spinge. Ma attenzione, ricordatevi, mangiando la bianca padana salviamo una razza, va bene? Quindi il consiglio è di chiedere, se venite qua, la bianca padana. Magari venite in due e se la smezzano. Uno chiede la Holstein e uno chiede la bianca padana. Si fanno una bella degustazione. E io farei il rosicchiamento dell'osso per uno spareggio, capito? E partendo dalla nostra bianca padana. E che è così spensierata sta carne che te ne mangeresti 18 kg. Cioè vicino all'osso è saporita. Pure questo non è male. Secondo me, che dice, un mozzichetto qua gliel'ha dato, eh? No, c'ha proprio molto più carattere, wow, cioè c'ha proprio un sapore forte, forte, forte. Senti qua, metti il naso se va, non ci credo. Dipende molto dagli stati d'animo, dai gusti personali, ragazzi, è difficile dirvi qual è il migliore, eh. Perché questa c'ha una personalità mostruosa, ma che va, ne va non te ne puoi mangiare 2 kg. Dipende come state, ragazzi, se volete un'esperienza boom o se volete andare a mangiare. Sono molto indeciso. A se va. Se siamo mangiati tutto, se siamo sgranocchiati l'osso, se siamo sporcati le mani, faccio praticamente schifo, te dico la mia, sai secondo me quella è più buona? Te lo dico all'orecchio. No, secondo me è l'altra. Ah, amici di Bracemi ancora, qui per capire qual è meglio c'è solo un fatto, venite qua e ve ordinate tutte e due e decidete. Nel frattempo, mentre vi ordinate la bianca padana, sappiate che state salvando una razza. Abbiamo detto tutto? Potremmo salutare, anzi potremmo andare a fare una doccia che famo letteralmente schifo. Un abbraccio ragazzi, che l'abbraccio sia con voi, grande Sebastian, grande l'artigiano in salice, ciao!